Vado via dispiaciuto per quel primo tempo, perché non era stata preparata in questo modo, perché l'approccio doveva essere diverso, e però con una reazione come quella del secondo tempo vado via meno preoccupato, perché adesso abbiamo una partita importante domenica in campionato. Noi spesso quest'anno abbiamo fatto vedere di essere quelli del secondo tempo e mi auguro che quei primi 45 minuti è una parentesi negativa che non deve capitare, ma l'abbiamo penso rimediata con quel secondo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un momento che abbiamo messo alle corde il Napoli e penso che c'è stata anche qualche situazione per fare il terzo gol, però usciamo a testa alta da una competizione dove abbiamo vinto contro il Bologna, abbiamo vinto contro la Roma, ci siamo presentati nei quarti di finale uscendo penso a testa alta. Noi dobbiamo cercare adesso di concentrarci sul campionato, il campionato per noi è importantissimo, già domenica con la prima di ritorno contro l'Udinese, dobbiamo prepararla bene ed evitare questi cali di concentrazione, questi approcci non all'altezza della situazione, perché poi sennò diventa pericoloso. Ma il secondo tempo mi lascia ben fiducioso. Inizia questo girone di ritorno che ci vedrà questa volta sempre al picco nel nostro stadio, perché non dimentichiamoci che noi la prima parte del campionato l'abbiamo giocata praticamente sempre fuori casa, quindi cercheremo di, soprattutto in casa, di sfruttare il fattore campo. Abbiamo fatto quello che volevamo fare, abbiamo palleggiato in maniera negregia, abbiamo fatto delle giocate molto molto positive, non abbiamo mai dato campo agli avversari, non siamo andati mai in difficoltà e dopo il secondo tempo una partita totalmente diversa. Siamo abbassati un po', abbiamo palleggiato specialmente gli ultimi 25 minuti in maniera non corretta e siamo andati in grandissima difficoltà. Sicuramente preferirei fare 70-75 minuti come abbiamo fatto il primo tempo. Dopo qualche errore l'abbiamo fatto, ma guardiamo avanti.